Da oggi 3 luglio basta con la cattiva abitudine di disfarsi degli oli vegetali esausti, nocivi dopo la cottura, direttamente nel lavandino di casa. Una pratica dannosa per l'ambiente e per la salute pubblica che compromette il funzionamento delle tubature dei lavandini e dei depuratori generali. Castellaneta dà il via al nuovo servizio di smaltimento, primo nella provincia tarantina, per il recupero degli oli alimentari esausti. Olio d'oliva, girasole, arachidi e semivari. 7 le postazioni di raccolta nella città valentiniana e 3 nella marina. Sarà facile e pratico per tutti i cittadini prendere parte alla raccolta. La base principale è far raffreddare il prodotto dopo aver fritto, perché la necessità è che l'olio non sia incandescente. Dopo averlo fatto raffreddare, versarlo in una qualsiasi bottiglia di plastica, che può essere bottiglia dell'acqua minerale, bottiglia di Coca-Cola, bottiglia di un detersivo, una qualsiasi bottiglia vuota di plastica. E la bottiglia buttarla nei contenitori appositamente messi in giro per la città, come da locandina qui esposta, e basta, così com'è la bottiglia chiusa, buttarla all'interno ed è finito il percorso. Per la sua natura di liquido, l'olio vegetale usato è più insidioso di altri rifiuti ed è più facile che venga smaltito in modo improprio. Infatti, a differenza di quanto comunemente si crede, l'olio impiegato in cucina, non correttamente smaltito, è grande fonte di inquinamento. Disperso nel terreno, ostacola l'assunzione delle sostanze nutritive delle piante, impedisce l'ossigenazione delle acque e, se riversato nelle reti fognarie, pregiudica il corretto funzionamento dei depuratori. I vantaggi della raccolta dell'olio alimentare saranno molti. Innanzitutto che abbiamo un risparmio economico, come ho detto prima, quindi i depuratori che non andranno più a depurare le acque inquinate dell'olio e avremo un risparmio energetico. Si stima che in Italia l'olio esausto ha un danno economico di circa 126 milioni di euro. E poi dal punto di vista ambientale per noi è molto importante, in quanto non andremo ad inquinare le acque, non andremo ad inquinare il terreno e quindi avremo un ambiente sicuramente più pulito. La raccolta differenziata degli oli esausti rappresenta una sfida e un investimento per il futuro castellanetano, oltre che un risparmio economico sul lungo periodo. Un gesto concreto in difesa dell'ambiente è arrivato, ora facciamo sì che tutto vada liscio come l'olio.